Eccoci, su una segna che volevo portarmi da un sacco di tempo. Final Fantasy, ci sarebbe da dirne tantissimo. È stato il padre degli RPG insieme a Dragon Quest. Li ho giocati bene o male tutti, seppur ormai diversi anni fa. Il primo e il secondo non li ho mai toccati. Il terzo l'avevo giocato su DS, in 3D, il quarto anche, il quinto anche, il sesto l'ho recuperato su emulatore perché lo SNES era già introvabile. Quando mi ci sono appassionato. Dal 7 all'8, 7, 8, 9, l'8 è stato il primissimo che ho giocato. Sicuramente non è il migliore della serie, ma ha un posticino nel cuore. Il primo Final Fantasy non si scorda mai. Anche se l'ho giocato ormai più di 20 anni fa. E quindi non ricordo assolutamente nulla. Ricordo giusto i personaggi, Squall, Madonna, il meme di Squall pixelato. Sei il ragazzo più bello che abbia mai incontrato. 4 pixel in croce, bellissimo. E che si può dire? Solo il tema principale è iconico. È un minimo appassionato di videogiochi, l'ha almeno sentito una volta nella vita. Quindi, che dire, avventuriamoci in questa fantasia finale, che in realtà non sarà per nulla finale, sarà solo l'inizio questo. Abbiamo configurazione classico, versione musica. Oh, abbiamo quella orchestrata e quella a 8 bit. Ma di che parliamo? Ma con tutto il bene che si può volere alla musica 8 bit, abbiamo quella orchestrata e teniamo quella. Solo un secondo che mi suonano. Passo, ok, magari appena chiudo live. Passo di lì. Licenze, non ci interessano. Abbiamo già tutto il produttore musicale. Ma quanto bellina è.
e sotto la musica del main team faccio un pensiero. Secondo me questa è la miglior forma di per preservare il passato, ovvero in queste collezioni di giochi del passato va mantenuta per forza di cose l'originalità del capitolo iniziale, perché le musiche riarrangiate sono assolutamente fantastiche, ma va tenuto memoria anche di com'era il gioco un tempo. Senza questo non ci sarebbe stato tutta l'evoluzione che ha avuto Final Fantasy o tutti i videogiochi in generale, quindi bellissimo. Ed altro ce le ascoltiamo. Abbiamo poi una galleria con il classico album che si trovano nelle collector. Con tutti gli artwork. Ma poi i disegni. Tanto belli i disegni. Immaginate un ragazzino di 7-8 anni che vede degli ammassi di pixel e poi si guarda i disegni, si doveva immaginarsi, un tempo ci si immaginava come erano i mostri, come erano tutte le ambientazioni, perché alla fine di pixel si trattavano, e dopo si vede questa immagine e dice: ah, ma questo quindi è così il mostro che ho affrontato, il mio e ha questo aspetto, e cioè, c'era tutto un immaginario dietro, bellissimo. Beh, ma direi, facciamo una nuova partita. E qua scelgo i nomi e le classi. Sei classi, primo Final Fantasy, sei classi. Guerriero, ladro. Equipaggiarsi di un'ampia varietà di armi e armature. Sfrutta la sua sorprendente agilità per cogliere la sprovvista al nemico, specializzato nel combattimento a mani nude, capace di attingere sia la magia bianca sia alla nera, sostiene la squadra grazie alla magia bianca, danneggia i nemici grazie alla magia nera. Non sono mai stato un fan dei maghi rossi, perché fanno tutto ma non lo fanno mai bene fino alla fine. Monaco e guerriero sono le classi fisiche. L'altro mi lascia allora, qui so già che questo sarà Zadian Magonea. Sì, la maghetta sarà mio. Qua ci mettiamo il Koki come guerriero, la vittima sacrificale, quello che prende le botte, insomma. E ovviamente ci sono poi io. Che sono indeciso se fare l'altro monaco, onestamente. Monaco sarà ovviamente botte su botte, in quelli dopo il monaco è abbastanza forte. Ciao Taro! Sì, era da un botto che volevo portare i Final Fantasy e ho colto l'occasione. Con le pixel remastered me li gioco un po' tutti man mano. E anche perché il primo e il secondo non li ho mai giocati,
e ho fatto giusto un'introduzioncina breve all'inizio. I Final Fantasy li ho giocati bene o male tutti dal 3 in poi, ma sono passati veramente tanti anni e ricordo giusto i personaggi, le musiche, ma non ricordo niente della trama. E quindi ne approfitto con calma, me li giocherò tutti. Io credo che farò proprio un bel ladro, così, ladro guerriero, mago bianco e mago nero. Allora, il 6 non è che dovresti darmi la chance, il 6 va giocato. Il 6 purtroppo, già cioè purtroppo, è uno di quei titoli che... come si dice, può far dubitare la grafica pixelosa che ha, ma secondo me è il Final Fantasy migliore che è stato fatto. Un po' nostalgico dell'era SNES magari, ma il 6 è onestamente il mio preferito. Ci sono 6-9, l'8 L'8 non lo classifico, perché l'8 secondo me è carino, non è tra i migliori Final Fantasy, ma è il primo che ho giocato. E quindi il primo Final Fantasy non si scorta mai, perché è rompibile molto facilmente sin dall'inizio, c'ha tanti difetti, ma... Il 9 sì. Il 9 ha tematiche anche molto molto carine. E poi 10 è stato il primo dell'era PS2. Il 12 per il sistema di combattimento mi piace tantissimo. Anche la trama un po' più politica, il primo che introduce un po' di politica nel mondo di gioco. Ci sta. Il 13 anche. Il 13 non l'ho mai giocato ed è uno di quelli che sicuramente... e recupero anche quello. Sistema il titolo, cos'è che ho messo? Cosa c'ho nel titolo? Final Fantasy. Ah, sì, hai ragione. Spero che vede anche le piccolezze. Abituato. Grazie del bittino, dei bittini. Il 13 ne dicono tutti, alla fine ne ho sentito parlare non troppo bene, nel senso che sono corridoi, sono... è sottotono rispetto agli altri. Quello che ho apprezzato di meno sicuramente è il 15. Il 15 Il 12 anche lui è un po' controverso, tanti piace, a me piacerebbe vedere un ritorno dei Gambit del 12. Io spero un po', non dico tutto il sistema, ma nella seconda parte del 7 remake di vedere qualcosa di simile. Con l'utilizzo delle materia nel 7 remake si stanno avvicinando a quel sistema di combattimento che piace a tanti. Automatizzare, mettere tutta una serie di opzioni per gestire i compagni in modo passivo è bellissimo. Comunque, questa sarà la nostra squadra per il primo. Un ladro, un guerriero e due maghi, bianco e nero, ovviamente, che non possono mancare nel team. Madonna, quanti ricordi con questi pixel.
Il mondo è avvolto dall'oscurità. Ovviamente non mi aspetto la grande trama nel primo. Il vento cala. Il mare in furia, tutto agitato. Il terno ha sonno. Ma quello di base. La terra imputridisce. Tutto va a puttane, insomma, bene. Ci piacciono questi inizi, ma la gente crede in una profezia, attendendone pazientemente l'avverarsi. Quando il mondo sarà avvolto dall'oscurità, giungeranno quattro guerrieri della luce. Dopo un lungo viaggio, quattro giovani viandanti appaiono al fine, ognuno con un cristallo in mano. Io mi immagino sti quattro poveri, i quattro re magi sono, no? Che arrivano con il cristallo verde, quello rosso, l'arancio e il blu. Allora, conferma, apri, chiudi menu, apri la mappa, sposta, cambia personaggio. Pagina su, menu di pausa. Modifica la velocità e disattiva... si possono anche disattivare gli scontri casuali. Ok, molto molto bene. To be back! Vivek, ti ho dedicato, sei il mio mago nero. Quindi se qualcosa non va sarà colpa tua e di mio. Siete i due che carnano il team. Il Koki è quello che prende botte e io sono quello che fotte gli oggetti. Siamo in città. Cornelia. Tra le altre cose, cosa che ho apprezzato tantissimo, è che si possono mettere anche le musiche originali. È proprio qua, nostalgia, portami via. Ed è boh. Potenziamento, modifica il bilanciamento di varie impostazioni di gioco. Scontri, esperienza, se posso fermare esperienza per 4, ok, per 0, Gil, carino, carino, hanno messo una specie di cheat mod, va bene, ci piace. Lei, signorina, questa è Cornelia, la città dei sogni. E cioè, abbiamo anche le iconcine sulla minimappa, cosa vogliamo di più? Guarda qua, tutti i vecchi uguali. Sono piuttosto famoso per la mia conoscenza della magia. Volete che vi spieghi qualcosa? Vai. Esistono due scuole di magie, nera e bianca. La magia bianca è specializzata in incantesimi difensivi e curativi, mentre quella nera in incantesimi offensivi. Ogni livello di magia nera e bianca ha 4 incantesimi differenti. Tuttavia, ogni personaggio può imparare solo fino a 3 incantesimi per livello. Puoi usare il comando dimentica per cancellare dalla tua memoria un incantesimo imparato in precedenza. Cerca di scegliere la combinazione di incantesimi che si adatta meglio al tuo stile di combattimento, come in Pokémon Terremoto, Bora, Fuoco Bomba e tutto d'attacco.
Equipaggiamento può essere diviso in due categorie, le armature, la potenza d'attacco e le armature, e fino a qua. Qualsiasi protezione che si indossa, bracciali inclusi, è considerata un'armatura per il corpo. Gli scudi si tengono in mano, mentre gli elmi si portano sulla... Oh, ma... Cioè, va bene che i bambini nel 90 erano stupidi, cioè, che secondo me non erano così stupidi, ma... L'elmo si porta in testa, e dove vuoi portarlo l'elmo? Le armi e le armature trovate non ti serviranno a nulla se non le indosserai usando il menu principale. Ottimizza, ti fa tutto in automatico. Che penso, ottimizza, penso sia stato messo nella remastered qua. All'inizio, in quello principale, non penso ci fosse l'ottimizza. Oggetti, è consigliabile avere con sé una grossa scorta di pozioni antidoti e oggetti del genere. Avere una riserva di oggetti vi permette di conservare la magia per le situazioni di emergenza. E ora parliamo dei sacchi a pelo, tende e padiglioni. Questi oggetti vi permettono di ripristinare i vostri punti vita, punti magia, ma è possibile usarli solo all'aperto. Anche alcuni pezzi di equipaggiamento possono essere usati come oggetti. L'unico modo di sapere se un'arma o armatura può essere usata è provarci. Bene. Nel corso dei vostri viaggi vi imbatterete in oggetti particolari chiamati rarità di Elisir. Alcune rarità hanno effetti particolari se usate in determinati luoghi. Mostri, ma sì, vi leggiamo anche questo. Esistono molti tipi di mostri diversi e hanno tutti i propri punti deboli. Scoprire queste debolezze vi permetterà di avere un notevole vantaggio in battaglia. I mostri affini all'acqua sono debili al tuono, lanciando tuono su queste creature infliggerete molti più danni. Cioè, Final Fantasy 1 aveva la gestione elementale, mentre il 16 non ce l'ha. Scandalosa sta cosa. No, non voglio riposare. Lei, buona. E a me sta cercando i guerrieri della luce e della profezia. Quei cristalli. Dovete far visita a me immediatamente. Va bene, andiamo, subito, così. Benvenuti, viandanti. Mi è stato riferito che anche voi, che avete con voi dei cristalli. È vero? Eh? È proprio come predetto dalla profezia di Lucan. Quando il mondo sarà avvolto dall'oscurità, giungeranno quattro guerrieri della luce. Maestà, non possiamo essere sicuri che questi siano davvero i guerrieri della profezia. Eppure sono qui, davanti a noi, in possesso dei cristalli. Non posso considerarlo una semplice coincidenza. Custodi dei cristalli, ho un incarico da affidarti. Potreste salvare mia figlia, Sara, con l'H finale. Garland, un cavaliere un tempo al servizio di sua maestà, ha rapito la principessa Sara e pretende il trono di Cornelia in cambio della sua salvezza. E ha proprio... è rovina da poco, vuole? Si è rifugiato nel Tempio del Caos, che sorge a nord di questo castello. Naturalmente, abbiamo già tentato di salvare la principessa, ma Garland è il migliore spadaccino del regno. Nessuno di noi può sperare di sconfiggerlo. Mi è stato riferito che desiderate proseguire il vostro viaggio sul continente settentrionale. Il ponte che conduce a nord è stato distrutto molto tempo fa, rendendo impossibile il passaggio. Se salverete Sara, farò ricostruire il ponte in segno di gratitudine. Ora andate, non deludetemi. La ballerina in città sa molte cose, provate a parlare con lei, se mai doveste perdere la via. Potrebbe avere informazioni utili per il vostro viaggio. Molto bene. Stai buono, fammi vedere cosa nascondete di qua.
Secondo le nostre informazioni, Grafland è fuggito a nord con la principessa e si è rifugiato nel Tempio del Caos. Bene. Tempio del Caos, primo obiettivo. Su su, che voglio menare le mani in qual... Ma c'è il movimento diagonale? Ci si muove in diagonale? Ma cos'è? È magia questa? Sua maestà, la regina, è sopraffatta dal dolore e si è chiusa nei suoi appartamenti. Cercate di non disturbarla. Per l'appunto. Ciao zio! Passate bene le feste? Come va? Bene, bene, io tutto OK, tutto a posto. Bello la guardia che ci dice, la regina sta male, non dovete disturbarla, e noi che proprio ce ne spattiamo le palle ed entriamo nella... ti capisco, in realtà anche io non è che impazzisca, ma... Ma si dice va bene e si fa andare bene. Sono Jane, la regina di Cornelia. Vi prego, riportate mia figlia, la mia Sara, a casa, sana e salva. Non si preoccupi, maestà, ci penseremo noi. Se falliamo, colpa di Vivek. È il primissimo questo. Final Fantasy 1 e pian piano me li porto tutti. E hanno fatto la storia dei videogiochi alla fine. Dov'è mia sorella? Sì, ma stai calma, zi. Come ti chiami te? Sara, eh? Non ha il nome lei. Sara è la sorella di Sara, a posto. Morrowind, anche lui. Gran bel titolino. In città. Facciamo un giro in città che conosciamo un po' la gente. Ehi là! Sono una ballerina. Come? Volete ballare con me? Sì, il face reveal lo farò. Prima o poi lo faccio. Magari ci metto un... a 200-300 follow. Magari faccio il face reveal. Tanto la cama ce l'ho e... Solo che per farlo mi devo mettere, devo star lì tutto sulla... Adesso tipo sono spaccato sul divano. E non è proprio il massimo. No, venga qua, signorina. Ah no, non mi dice niente. Ma il tizio mi aveva detto che la ballerina sa un sacco di cose e mi dice solo se voglio ballare con lei. Comunque. Abbasso un minimo la musica. Così, un pelo più bassa. Qui che ci abbiamo? Benvenuti! Lo shop. Sacco a pelo, pozioni. Ma ci servono pozioni? Non ci servono, andiamo dritti e basta. Un tempo vivevo nel lontano porto di Bravoca, a est di qui. Spero che ora sia diventato un covo di pirati. A posto. Vi prego, salvate la principessa. Tranquilla, cioè... Non avete bisogno dei miei servigi, non perdetevi d'animo, giovani guerrieri. Cos'è, ma questa è tipo il Dragon Quest? Se muore qualcuno, veniamo qua e lo risuscitiamo? Pierre, credo davvero che i guerrieri della luce verranno a salvare la principessa.
Così almeno ha predetto Lucan. Questo che è? Devo comprarle le magie. È certo che co compra energia. Via. Igida. Danneggia tutti i non morti. Aumenta la difesa di un alleato e aumenta la propria schivata. Prendiamo Egida e Dia. Quindi abbiamo i negozi di magia bianca e nera. Miamino. E riduce la schivata di un nemico. Tuono, sonno. Vabbè. Zatiana full power, sonno, fuoco e tuono. Proprio easy. E te, mago, che stai qua dietro? Prima di partire, il profeta Lucan ha detto di voler trovare la falce di Luna. Buon per lui. Mi portate i cristalli al loro antico splendore? È un pozzo. Sembra quasi che ci si possa entrare, ma è impossibile. Non me la racconta giusto questo pozzo. Prenderei delle spade se posso. Nunchaku. Coltello, asta, stocco. Il Koki gli diamo il martello. E noi ci prendiamo uno stocco. Coltello c'ha leggermente più precisione. E Koki gli diamo il martello. Sì, effettivamente le armi costano meno di 10 gil l'una. Voi l'asta ce l'avete già equipaggiata, il Nunchaku sarà per il monaco. Bene, andiamo verso nord in tutto ciò. Possiamo fare un salvataggio rapido. Madonna, che non voglio entrare in città. Ok. Qua c'è il ponte distrutto, immagino. Attacca. Cioè, può lanciare solo due magie, sta povera crista. Due magie puoi lanciarmi, ma cosa fai con due magie? Non fai niente. Prendili a bastonate. Grande che hai schivato. Ma soprattutto, come fai ad attaccarmi prima te di me che sono l'alto? Ma scusa, la velocità, dov'è? Allora, posso anche difendermi e fuga. Guarda, sei il secondo più veloce, ma sono l'ultimo. Sono l'altro e sono l'ultimo che attacca. Ma sembra mi sembra il caso. Let's go. Se non sbaglio è anche difficilotto come gioco, ma ci piace la difficoltà, te, no? Siamo, è pane quotidiano.
Se bisogna farmare per 3 ore, ci mettiamo qua, farmo per 3 ore, non è un problema. 26 punti vita da aumentare di livello, tantissimo. Il guerriero prende anche lui 30, 28 punti vita prende. Qua Zatian che aumenta anche l'agilità, velocissimo. Grande Zatian. Montagne, non si sale sulle montagne. Questo cos'è? Il castello del caos? Il tempio del caos? Sì. Oh fuck, salendo di livello non... Salendo di livello non ripristina punti vita. Ok, abbiamo una pozione, usiamo quella intanto, va? Attacco prioritario, molto bene. Attiva o disattiva il combattimento automatico. Ah, così tieni in memoria anche. Se vuoi farmare c'è il combattimento automatico dove te li metti tutti attacco, attacco, attacco e farma in quel modo. Intanto io ti direi attacchiamo e basta. E questi muoiono con un colpo fondamentalmente. C'è anche i maghi, li sciottano. Via via, sono tutti livelli a gratis questi. E questo cos'è? Necrospetto. ...26, Koki che aumenta la resistenza, l'agilità... Il Koki ha messo male... Ma perché salgono di livello? 27 punti vita c'hai, Vivek! Non ne hai, hai uno sputo! Ma adesso infatti torno un attimo in città... ...e curo tutti alla taverna... ...perché... Non ho così tante magie da curare tutti e non ho pozioni soprattutto. Vabbè, ma Dia è fortissima, li sciotta. Dia è fortissima. No, no, ma tanto il Koki è la vittima sacrificale, può prendere le botte. Così è come si presenta al lavoro di solito, mezzo morto già la mattina, con 8 punti, con 8 punti vita già alle 8 di mattina, su 68. Otto di mentality. Ma vediamo fuoco com'è, dai, lancia una magia. Quanta punti danno. Bravo, bravo Zatian. A botte sti goblin. Dai, facciamo un altro livellino che almeno mi riposo alla grande. Gente qui. Perché questi sono rossi? Sono cambiati. Fanno schifo uguali in realtà. Oh, finalmente un livello decente. Forza, agilità, intelligenza e fortuna. Koki aumenta la forza e la fortuna. Mio aumenta la forza e la fortuna. Molto male. Zatian finalmente prende un po' di punti vita anche lui. E aumenta ancora l'intelligenza. Let's go.
portati a un Glass Cannon in questo momento. Pentakill. Ma come mi posano tutti contenti. Let's go. Ah, ogni volta faccio il passettino a sinistra, ma entro in città. Ma scusa, che differenza c'è tra salvataggio rapido e salvataggio? Boh, nel dubbio facciamo un salvataggio completo. E qui attacchiamo normalmente. Esatto, Zatian è vivi. Ma sapete che qualche pozione io la compro, che altrimenti con le magie non ci stiamo dietro. Sì, è vivi che è Zatian in realtà. Qualche pozioncina ce la compriamo. Ripristina un PM per ogni livello magico. Un PM? Uno? 150 PV non li abbiamo mai nella vita. Vai con pozioni normali intanto. Let's go. E ci compriamo anche l'armatura. A Zatian gli compriamo l'armatura, che è quello più fragile. Dopo mi dice che non gli voglio... No, non posso comprarti l'armatura, mi spiace. Non puoi indossarla. Allora ce la compriamo una per me e una per il Koki. Scendo un po' di schivata, ma va bene. E non si vende niente, perché Viver dice che non si vende niente. Ma il fatto che può camminare in diagonale è... boh. Ma anche questo l'hanno messo nella... Non c'era il movimento a 8 direzioni al tempo. L'hanno aggiunto dopo. Uno prende di danno il Koki adesso. Beh, comunque vorrei far notare come ho più vita del guerriero, che dovrebbe essere il tancone del gioco, ma... va bene. È il Koki, d'altronde, non mi stupisce. Io sciotto. È tipo gli abiti, l'equipaggiamento che cambi. Lo vendi o no? Ah, proprio è qua dentro così il tizio? Cioè... Vai, livelliamo intanto. Tanto che esploriamo il luogo, poi andiamo dal tizio che fa cose. 48 di danno, andiamo. Picchiamo come dei fabbri. È chiusa con una magia arcana, bene. Avvelenato Koki, avvelenato, andata, mentality andata. Ma soprattutto spero che alla fine del combattimento svanisca il veleno, perché potremmo avere un grosso problema. Fuck. Non ho antidoti.
Quanto danno fa il veleno, scusa? Fa tantissimo danno il veleno. Devo tornare a prendere gli antidoti. Porca bestia. Ok, Koki 98, agilità e resistenza. Un po' di vita a Vivek. Cioè ad ogni passo piglia un tick. Devo assolutamente andare a prendere degli antidoti. Ciao Hideki! Mi spammi qualche shoutout, Vivek, please? Ma il danno che fa il veleno, ma cos'è? Fa troppo danno il veleno, cos'è? Ma ad ogni passo prende un tick di danno? Decenti. Subito a riposare. Al veleno è illegale in sto gioco. Appena il mago nero può imparare il veleno, glielo faccio a te. Ma anche riposando non guarisce dal veleno. Una scammata. Mi servono degli antidoti. Vai, piglia tutti gli antidoti che hai. Ma che è sta cosa? Sì, sì, possono farlo tutti, l'SO. Giusto, non ho, li ho spesi tutti per gli antidoti e non ho Gil. Sì, te che non apprezzia. Isaac è un gioco che va capito e apprezzato. Dopo non ti ci stacchi più. Isaac è proprio il classico gioco da arcade che ci metti un gettone e non riesci più a farne a meno. Ho disattivato per sbaglio i combattimenti. Esatto. Una pozione e una tenda. Ma che sono tutti sti lupi? Sì, io su Isaac c'ho tipo 500 ore. Sì, sì, ma 2000 lupi ci sono qua. Vai, attacchiamo tutti in bo... L'importante è che non mi avvelenino poi. Poi c'è quello che fa una svagonata dei danni. Cioè c'è una svagonata di vita. È che la magia vorrei tenerla per il boss, onestamente.
Ecco il lupo alfa che se n'è andato. Oh, ma tutti che attaccano me, cosa volete? Basta! State buoni là. Un lupo ha tentato di far fuga, tentano anche di fuggire, i maledetti. Tutti crepate. Ah, disattiva che quella lancia la pozione. Mio, che fai? Lanci le pozioni a caso? Per combattimento automatico la pozione la lancia su chi ha meno vita. Interessante la cosa. Molto interessante. Che sono sti cosi? Gigaverme. Ok. Prendiamo sti gigaverfmi qua. Ok. Questa abbiamo detto che è chiusa. Bene, andiamo da Garland a vedere che dice. Attacca, attacca tutti. Ok, facciamo qua una pozione. E dov'è il tizio? È qua sotto. Bravo, Zati, anche scrive i colpi. E però si livella anche alla svelta, devo dire, perché stiamo facendo tanti livelli. Ma scusa, nella stanza del boss mi fai gli incontri casuali? Va bene. Guilherme non ha altra scelta che scambiare il suo regno con la vita di sua figlia. Cornelia sarà mia. Chi va là? Gli scagnozzi, Guilherme. Avete idea di chi avete di fronte? Pensate davvero di essere all'altezza del miglior cavaliere del regno? Molto bene, io. Garland, vi annientano tutti. Ma per favore, mi va. Ma che belli gli sprite anche dei boss. Sarà vulnerabile a... Esatto, i miei sono alti quanto lui in ginocchio. Ma siamo gli armi della luce noi. Vai con fuoco. 42 danni. 29. Vabbè, ma non mi fa un cavolo, dai. Potremmo fare qualche mossa speciale o lo spacchiamo. Buono. Guarda con Egida che sembra Super Saiyan Zatian. Continuiamo, vediamo se è debole a sonno. E questo è il cavaliere più forte del regno, fortissimo, l'abbiamo spaccato tantissimo. Ma scusa. È una pippa. Ma tutti quei pipistrelli che girano lì attorno non sono proprio il massimo. Voi
Voi siete venuti a salvarmi? Non so come potevo mai ringraziarvi. Io sono Sarah, la principessa di Cornelia. È la prima volta che qualcuno è in grado di sconfiggere Garland. Dovete permettermi di mostrarvi la mia gratitudine. Vi prego, accompagnatemi al castello. Ma come ci inchiniamo tutti. Grazie per avermi portato mia figlia. Non ci sono dubbi. Voi siete davvero i guardiani della luce e della profezia di Lucan. Dovreste ascoltare la profezia nella sua interezza, se mi permettete. Quando il mondo sarà avvolto dall'oscurità, giungeranno quattro guerrieri della luce. Se non riusciranno a raccogliere i frammenti di luce, le tenebre consumeranno ogni cosa e i quattro cristalli non torneranno mai più a brillare. Ora, pare che un cristallo si trovi sul continente a nord. Ripristinare la luce dei cristalli è l'unica speranza che abbiamo di liberare il mondo dai mostri che lo tormentano. Per ricostruire il ponte a nord, come vi avevo promesso. Preghiamo per il vostro successo, affinché ridoniate la luce ai quattro cristalli e al mondo. Così. Le principesse di Cornelia... Sì. Ma calma, cos'è che mi ha dato? Ho saltato, non volevo saltare. Vabbè, si tramandano questo strumento da generazione in generazione, mi hanno dato il liuto. E cosa fa il liuto? Strumento musicale dal suono armonioso. Ovviamente suona, mi dite voi. Anche loro mi dicono cosa fa il liuto. Suona. Se lo desiderate potreste, voglio dire, Cornelia, sarebbe onorata di avervi... No, dimenticate quello che ho detto. Sarete impegnati con i preparativi per la partenza. Ci affidiamo a voi per ripristinare la luce dei cristalli. La ballerina in città sa molte cose. Ce l'hai già detto. I guardiani della luce, come posso ringraziarvi per aver salvato la principessa? A posto così, amico. In queste stanze che ci sono qua sopra, come vado? Si dice che il meraviglioso liuto tradizionalmente custodito dalle principesse di Cornelia abbia il potere di distruggere le porte del male. Siete i guerrieri della luce? Sarà con l'H. Che sarà, sarà, whenever will be, the future. Siete quelli della profezia di Lucan? Sì, siamo proprio noi. Ma questa stanza qua, come l'hanno messa? Di qua non si scende. C'è un luogo dal castello che mi è precluso. Sai che mi dici, non mi dai niente. Mia sorella è tornata ed è merito vostro, vero? Vi meritate un bel bacino. Mua. Ok. Abbiamo anche ricevuto il bacino dalla principessa minore. Non so proprio come ringraziarti per aver salvato Sarah. Niente, sta zona è inaccessibile. Ci fidiamo. Guarda, questo è sempre Teru Misaki che mette tutti i suoi mod schiavizzati a costruire il ponte. Mod che non vengono pagati. Uno schiavista, sfruttatore della gente. Guarda i mod quanto sono contenti.
ma chiamiamo questi qua a fare il ponte di Messina. Ci hanno messo 2 minuti a farsi un ponte. 2 minuti? 20 secondi a farsi un ponte? Cosa c'entra questo ponte con la profezia? I 4 guardiani della luce sono qui. Sono giunti a Cornelia. Allora, ti facciamo un riposino. E adesso che ho il liuto, ogni volta entro in città facendo il passettino a sinistra, facciamo un salvataggio. E dicevo, adesso che ho il liuto, voglio anche provare ad aprire la porta sigillata. Certo, caro, dimmi tutto. Dimmi tutto. Cento anni fa, ai tempi della... Sì? Ma ricordo una cosa in particolare. Ricordo che se non stavi attento con oggetti vermi, ah, ma sì, vai tranquillo su quello, difficilmente. Sono uno di quelli che si mette a leggere tutti i dialoghi anche dei bambini che ci sono nelle città, quindi di base non vendo cose. A parte che qua, secondo me, hanno fatto tipo in oggetti qua. Perché questo comunque è il primo, ma è quello preso dalla Pixel Remastered. E comunque ci hanno lavorato sopra facendo alcuni ritocchi. Ad esempio, questo secondo me non aveva la divisione tra oggetti normali e oggetti chiave. E quindi hanno ben pensato di... I giocatori vendevano questi oggetti, li mettiamo qua sotto oggetti chiave che non possono sbarazzarsene. Questa è chiusa con la magia arcana. No, pensavo di poterlo utilizzare in qualche modo, ma niente. Ok, pensavo mi avesse dato qualche stato particolare. State buoni con mio, eh? Questo che è? Il cristallo nero brilla minaccioso. Nell'arte si percepisce vagamente una sorta di distorsione. Qui posso suonare il liuto? Neanche. Va bene, niente. Andiamo al ponte intanto.
O no, ci sono i 2000 lupi qui. Ma sì. Poi c'è anche il combattimento automatico che fa tutte queste cose da solo. Ok, 2 punti vita, agilità. Agilità al Koki. Mio fa un livellone, vive che aumenta di 1 la resistenza. Ok. Prima Rafmi, hai sconfitto 100 mostri, ma è wow. Cioè vabbè, ma che bella pixel art è questa. Questo qua a sfondo, eh. Il loro viaggio è appena iniziato. I 4 guardiani della luce si sentivano sopraffatti dal peso della missione che il destino aveva loro assegnato. Non erano nemmeno a conoscenza del reale significato dei 4 cristalli che stringevano nelle loro mani. Quei cristalli che, tanto tempo fa, emanavano una luce così intensa. Era finalmente arrivato il momento di iniziare la loro avventura. Il momento di squarciare il velo d'oscurità e riportare ancora una volta la luce nel mondo. Lo senti il peso della missione, Zatian? Tutto dipende da te. L'alba del viaggio. Quindi qua ci fa vedere c'è tempo del calma, ti dice anche i forziani che ci sono. Molto molto carina sta cosa. Molto molto carina, ci piace. Easy. Di qua c'è qualcosa qua sopra. Garotta di Matoia. Aia.
Il mio occhio. C'è la strega che sta facendo. Non riesco a vedere un accidente senza il mio occhio di cristallo. Chi potrebbe avermelo rubato? Tutto a posto, signor? Vabbè, io inizio a prendergli tutto quello che ha nella stanza. Datti da fare con la matta, c'è da pulire l'intera piazza. Annulla più tasto L2. Annulla più tasto L2. Che vuol dire annulla? Ah, mi apre la mappa? Ok, cos'è uno shortcut? A parte che vedo tutte le città che ci sono. In tutte le città quelle, probabile. La povera strega si è persa l'occhio. Qui non mi sembra che ci sia nulla. Devo recuperarglielo in qualche modo, devo trovarlo, probabile. Ma nei vasi non c'è niente. Sto provando a premere un po' di X in giro per vedere se c'è qualcosa effettivo o è semplicemente... niente, signora, tornerò poi se trovo qualcosa. Cavallo pazzo. Vabbè, dai, seguiamolo. Bestiario, compendio base. Completato il 10% del bestiario. Tieniti due pozioni. Dovrei andare verso la città che... C'è giù di qua c'è una cittadina, mi sembra. E quattro cavalli pazzi sono tosti. Vai, addormentali, Vivek Zatian. Ok, due addormentati. Ma non, come faccio a capire che sono addormentati, scusa? Non si vede? Sì, sonno. Ma non si vede se sono addormentati o no. Stai buono, che con sonno non agiscono e non ci colpiscono. E te stai messo anche male. Tocca pure curarti adesso. Ok, fidati una pozione, va.
C'è una cittadina qua in zona. Attacco base. Via, tutti. Let's go. Esatto, qua sotto c'è un villaggetto. Ameniamoli a botte, basta. Molto bene. Bravoca. Ma Bravoca non è quella che è diventata il covo di pianati? Aiutateci, vi prego. Esatto. Quei maledetti pianati non fanno altro che saccheggiare le predate come se fosse tutto di loro proprietà. Ok, io voglio la taverna per prima cosa. 50 gil. Ci userai ogni volta aumentano il prezzo. E vediamo, c'è il negozio di magia bianca e di magia nera. Ben due negozi abbiamo qua. Il prete, non abbiamo bisogno del prete. Anticicità. Accolliaglio. Ok. Silenzio. Antiscossa. Dimezza il danno di tuono. E Invis. Ma è schifo le magie bianche. Il livello 2. Silenzio ai nemici. A parte che costano uno sproposito. Vediamo le magie nere cos'ha, che magari sono un pelo più utili. Adagio. E riduce la frequenza di attacco di tutti i nemici. Aumenta l'attacco di un alleato. Acceca tutti i nemici. Infligge danni ghiaccio. Ce lo prendiamo. E riduce la frequenza di attacco di tutti i nemici anche. Intanto pigliati queste due. Almeno c'hai, almeno gli elementi base li hai. Allora, lascia la guerra, ciao. Conviene un botto lo spadone in realtà. Io mi prendo la scimitarra per me intanto. Ok, è uno, ma lascia fare. Solo che adesso non ho già di nuovo più pozioni e soldi per comprarne. Chi saranno mai questi individui? I famosi pianati, va bene, adesso lì. Li meniamo anche loro. Esatto, non ho soldini per comprare niente. Ho guanti di cuoio. Guanti di cuoio, dopo ce li prendiamo per tutti, che nessuno c'ha i guantini. Voi. Bicche. Certo che avete un bel fegato per opporvi al grande pianata Bicche. Fate gli affetti, ragazzi.
Agli ordini, capitano, spezziamo le loro ossa. Ok. Avanti. Addormentali tutti. Se addormenti 7 persone, viver 6, fortissimo. Ma sonno, non capisco se effettivamente li addormenta o cosa. Mi sembra abbastanza inutile sonno. Vabbè, abbastonate. Forza intelligenza, fortuna. Forza. Mio fa un gran livello, resistenza, intelligenza e fortuna. Anche vive che Zatian fa il suo. Non male. Messiani, sono davvero spiacente. Non creerò più problemi, lo giuro. Voglio che prendiate la mia nave per scusarmi dei problemi che vi ho arrecato. Potrete perdonare un vecchio pirata. Cioè, proprio, ok, hai sconfitto i miei scagnozzi, ti vi do una nave. A posto. Avete ottenuto una nave? Easy. Ho deciso di cambiare vita, voglio mettere la testa a posto e lavorare sodo come nessun altro in città. Mick, vedete, vero? Che belli sti dialoghi, così. Permetto vostro, non dobbiamo più aver problemi dei pirati, grazie mille. Dicono che ci sono degli elfi che vivono al di là del mare. Ma il loro principe si è addormentato e non si sveglia più. Devo tenerne 50 gil per dormire e poi... Non penso che ci siano dei porti a nord, sapete? Una nave può attraccare solo in un porto. Ok. Va bene, ci fidiamo. Questo anziano che è spuntato qui. Mi sono rifugiato qui dopo essere scappato da Melmond, una cittadina a ovest. È in condizioni pietose. La terra marcisce e i mostri imperversano di notte. Non c'è niente che possiate fare per salvarla? Beh, possiamo andarci e spaccare tutto. Il mare di Aldea pullula di mostri, fate attenzione. Scusa, mi hanno detto di andare nel continente a nord. Solo che no, guarda. Senza nave non ci vado. Quante bestie. Vabbè, non fanno neanche tanti danni.
E adesso che siamo pietrificati, chi ti attacca? Ti fa danni qui? Ciao Melli! Ti fa danni? Zatian, ha fatto? Antuono? Oh, ci siamo presi. Ma il Koki che sta fermo da inizio battaglia fa qualcosa o cosa? E quello non ha fatto niente. Il bittino di mattino per un buon cappuccino. Qualcosa di simile. Attacca, attacca prima di andare. Tutto bene, Melly. Oro piena anche io, va bene, va bene. Qua possiamo andare in mezzo a quella. E questi chi sono? Bucanieri. Ok, magia. Dai, un'energia a tutti e via. Qua ci possiamo passare? No. Ma della nave che me ne faccio se non posso... Cioè, tutto molto bello, ma... Faccio il giro qua intorno e fine, non faccio niente. Ha voglia se si sta bene, Melly. Sarebbe strano anche il contrario. A casa o in giro... Comunque lontano da lavoro, oh, top. Ma tutti che menano me? Ok, qua c'è un porto. E ci sono delle città lì in basso. Una cittadina. Porca boss, questi qua tutti che venono. No, è una chiamata d'ufficio, si è stata convocata a forza. Poi scusa. Domani venerdì praticamente fai un giorno solo e basta. Castello degli Elfi. Il nostro principe è caduto in un sonno profondo e non riesce a svegliarsi. È tutta colpa di Astos e del suo maleficio.
Vi prego, salvatelo. Vediamo che si può fare, amici elfi. Il re degli elfi oscuri, Astos, si è introdotto a palazzo e ha lanciato un maleficio sul nostro principe. E non contento, ha rubato tutti i tesori del castello. Infame. Andiamo noi a menarlo adesso. Stai buono, state buoni. Torna qua nel castello. Ho sentito parlare di una strega in grado di preparare qualsiasi pozione possibile e immaginabile. Vediamo, mi sembra si chiami Matoya. Sì, l'ho incontrata, ma devo portare un oggetto. I nani vivono in una caverna all'estremità occidentale del Mar d'Aldea. Sono un popolo molto amichevole. I nani. Che fanno le porte che si mimetizzano con i... Io ho un liuto, posso suonare? No, il liuto non serve a niente. Ma perché io sto morendo in tutto ciò? Il principe dorme per effetto del maleficio di Astos da ormai 5 anni. 5 anni. Il brutto di quando si è 11 a saper fare le cose, spero di, anche perché è Madonna veramente, il venerdì prima dell'ultimo dell'anno, anche lì. Oh. Ti compatisco. 5 anni di sonno. Ci deve essere un qualche rimedio per risvegliarlo, ma dove? Si accoppa chi ha fatto il maleficio, cioè non è che facciano tanto. Ci sono tutti questi pezzi esterni che... Vabbè. Elfheim. Non sappiamo più cosa fare. Aiutate il nostro principe. Cento kill! Ma sti qua sono degli usurai veramente? Cioè raddoppia il prezzo ogni locanda che vado? Qua abbiamo il negozio di magia nera nuovamente. Vabbè, che fai? Non pigli fuoco però? Che fa danno il fuoco a tutti i nemici? Piglia, Vivek, piglia. Potenziati. Benvenuti. Cioè, il bastone può usarlo il Koki e non Zatian e mio. Ma in che senso? Va bene, proseguiamo così. Questa è la chiesa, no? Sì. Sono un profeta. Quando sarà tempo, il futuro mi sarà rivelato. Sto aspettando pazientemente quel momento. Buon per te.
Le armature di Mithril sono robuste e potenti. Dovreste provarle, vi sorprenderanno. Avessi i soldi per prenderle, volentieri. Durante il mio viaggio nelle terre occidentali mi sono imbattuto in un antico castello. Era completamente deserto, l'atmosfera mi faceva venire i brividi. Sono uscito il più in fretta possibile. Una lapide. È una lapide. Qui riposa Link. Ok. Ma in che senso riposa Link? Ma il fatto è che è Twitch stesso che decide come disporle. Io posso modificare la frequenza al massimo, ma secondo me è meglio prendersi tipo un minuto di pubblicità piuttosto che una pubblicità ogni 5 minuti. In cosa posso esservi utile? Cura non è male. Qua vendono cose carine. Aspetta, c'è un secondo. E te che vendi qua? Che vendi di qua questa? Doppio negozio di magia, antiveleno, terrore, antigelo e vox. Era di livello 4 questo, cura veleno, atterrisce e fa fuggire tutti i nemici, ti mette il danno di ghiaccio subito. Ma qua vendono un botto di roba, scusa. Il nostro principe è l'erede designato al trono. Cosa faremo ora? Questo è un altro profeta. In questo villaggio tutti i profeti sono. Andante. Raddoppia la frequenza di attacco di un alleato. Confonde tutti i nemici e infligge danni di ghiaccio a tutti i nemici. Costano un botto per queste cose. Qua abbiamo detto che c'è la nave. In tutto questo a me hanno detto di andare a nord e sono nell'estremo sud. Va bene anche così, immagino. No, da sud, cosa vuoi che cambi? Attacca lui e vediamo. Vediamo Zati anche fa fuoco su tutti i nemici. Guarda che inizia a shottare tutti, Vivek! Fortissimo. Capo orco e orco. Esattamente, è proprio questo il potere di lei. Hai shottato tutti i lupi così. Hai creato tempesta di caos, tempesta di fuoco, hai segato tutti. Questi sono grossi.
Vai, picchiamo tutti il capo qui. Fagli un adagio, calmali un po'. Ecco, l'unico che dovrebbe che l'ha mancato. Vabbè, non prendi neanche così tanti danni, pensavo prendessi molti più danni. Vai con il tuo bastone che gli togli uno. Grande Koki che lo sega. Hanno picchiato solo te gli orfi. Incredibile. Cosa hai fatto agli orfi che ti vogliono morto tantissimo? Queste, ma i lupi che diventano sempre di colore più vera. Uno è scappato. Ma possiamo trovare dei bastoni da dare ai poveri due maghi che almeno non tolgono uno alla volta? Non voglio battere gli orfi. Fuggo. Uccisco. Allora, nell'estremo sud c'è qualcosa. Anche a nord c'è qualcosa. Vabbè, meniamoli gli orfi che vedevo lì. Vai, vai con fuoca. Nuovo livello. Bazzati anche il livello che ha fatto, prende forza, resistenza, intelligenza, fortuna, punti vita. C'è MVP della squadra, Zatian. Cioè, dillo se vuoi far tutto te. O no? Questi danno veleno. C'hai un punto vita! Hai un punto vita! Curati folle! Salvo, non è ancora giunta la tua ora. Sì sì, Maddy, di solito nei Final Fantasy i nomi sono preimpostati di base, ma essendo il primissimo potevo dare io i nomi ai personaggi e quindi...
esplorato quelli della chat fondamentalmente. Tenda. Accampiamoci. Tutti ammassati in una tendina uno per uno e via. Qua, dove sono finito? Sono cascato nel buio. Questi qua fanno uno di vita, picchiamoli a botte. C'era il buco, ci sono cascato. Questi si avvelenano anche. Che facciamo? Scendiamo ancora di più? Scendiamo? Qua si continua a scendere. Cioè, ci sono un sacco di fatti, per la morte di Dio, ma... Bravo mio, seguili tutti. Soprattutto ci conviene andare giù. Non abbiamo tanta roba. Spadone. Pochi, impugnati sto spadone. Devo farmi il giro. Ciao Mellin, grazie di essere passata. Brucco. Ma io... Il fatto è che c'ho... Ho 6 pozioni, neanche magie, 7 pozioni adesso, poche magie, e non so quanto sia profonda la caverna, quindi si va giù, boh, questi avvelenano anche,
servono degli antidoti. Grazie del cuoncino, ciomelli. Fuck. Non prendo neanche punti esperienza. Guarda, una ritirata strategica. Perché siamo in tre. La squadra è fuggita con io morto disteso, ok. Ci torniamo poi in sta grotta. Andiamo. Perché ci sono più luoghi per andare su e giù? Qua ci devo tornare con più risorse, assolutamente. Ma scusa, posso parlare con i pipistrelli? Niente, mi... Chi? Fuggiamo. Gambe levate qua. Andiamo al villaggio degli elfi. Ciao Grafian. Fuggi. Qui ci sono io disteso lì con la faccia per terra nel fango. Quindi qua lei è buon uomo, mi risuscita 200 ghile per essere il personaggio morto alla faccia. Cioè 200 lì, 100 qui, questi qua vogliono i soldi proprio. Vogliono il monetone. 2700. Facciamo che mi compro qualche armatura. Allora, un elmo per il corpo. Di base per noi, uno scudo per i fuochi, sì, 140. Meglio di niente. Vai con l'elmo, permettino lei,
Zlatan nudo ma con un bracciale di Ahame che ha più difesa dei vestiti. Top. E intanto basta, il resto ci compriamo qualche antidoto e pozione. Io che ne ho due. Facciamo così che è l'unica da prenderci un po' di agio. Allora, là sopra c'è una cittadina. Se volendo io potrei anche continuare a fare un giro in barca. E vedere dove arrivo. Facciamo un salvataggio intanto che schifo non fa. Facciamo il giro della costa, vediamo se ci sono altri punti. Tanto questi esplodono alla svelta. Ce la caviamo alla svelta. Perché dopo qua noi non possiamo andare. Minchia, gli Street Shark, eccoli qua. Ok, lì c'è un altro castello, molto bene. Una sciabola. E qua posso attaccare. Se attacco qua è dove c'avevo le... Andando in giù posso andare all'altro castello. Perché andiamo verso il castello. Comunque guardando le magie arrivano fino al livello 8, vabbè 8 sarà tipo Sancta e simili. I nani! Ladiho! Con un occhio di cristallo perfino un cieco può vedere.
Anche l'elfo oscuro Astos abbia rubato quello appartenente a Matoya. Ecco dov'è l'occhio di cristallo di Matoya. Minchia, 500 guil conteneva il quartiere. 1000 guil fatti così. Dai, fa... Ma che mi ha incastrato il nano? Ok. Avete parlato con il nostro Fabro Smith? Lo trovate nella cucina. Se solo potessi avere un po' di adamantio, il leggendario metallo. Lo userai per forgiare una spada magica favolosa. Fermi là, quelli sono per esposizione, non potete usarli per combattere. Ok, lui ci dà le armi leggendarie. La terra è malata, ha iniziato a ovest per poi diffondersi ovunque. Ho trovato una pietra gigantesca che mi sberna la strada e mi manca così poco per aprire il mio canale. Se solo avessi un po' di nitroglicerina, la madonna, potrei far andare in frantumi. I nani fanno saltare una cava. Questa porta è stata chiusa con la chiave arcana. Ah, è questo il passaggio che dice. Mi spiace, ma non ho della nitroglicerina. Quel suono? Quella nera che sta spaccando il pietro in fondo alla caverna. Quando si parla di difesa, un buon bracciale può essere utile come un'armatura per il corpo. Dovreste provarne uno. Sto cercando una levipietra. Pare che sia un materiale favoloso in grado di fluttuare in aria. Che Final Fantasy è il primissimo? Final Fantasy 1. E pian piano li voglio portare un po' tutti, dal primo all'ultimissimo. Cioè, che mi sembra molto, questo qua è molto veloce, se noti dove i puntini gialli ci sono già stato, praticamente ho fatto un terzo di mappa. E i primi due anche io non li ho mai giocati. E avevo giocato poi gli altri, ma ormai troppi anni fa, e quindi man mano li prendo. Da quanto l'ho iniziato? Un paio d'ore. 1:49, 1:50. Ho proprio fatto il tutorial e mi hanno dato la missione. Tra l'altro adesso ti faccio vedere una cosina. Dov'è? Quelle musiche 8 bit. Volendo ci sono anche proprio le versioni musicali iniziali del primo originali. Oppure puoi scegliere di utilizzare quelle orchestrate. E questa è proprio una chicca. Ci dovrebbe essere della nitroglicerina nelle sale del tesoro del castello. Il castello sotto. Il castello che porta... vedevo qua giù. Ecco, qua giù c'è tutto bloccato. Andiamo al castello, devo per forza passare dal villaggio degli elfi giù in basso.
bisce le abbiamo sciottate. Vai Zapian, ammazzali tutti te. Invece no, te ne ho fregato uno. Magonea, illegale comunque. Anche dopo se faccio il giro di qua... niente, ormai il fuoco l'hai tirato. Vabbè, non è che tipo non fa, eh. Eccolo il cocchio online. E qua andiamo di nuovo alla al castello iniziale. Dato che siamo qua, vediamo cosa ci dice la ballerina, che dovrebbe darci indicazioni dove andare, se non sappiamo che fare. Ci riposiamo anche, che dato che costa meno qua, e riposarsi. E qua, qua c'è la fontana. Diamo un'occhiata alla vostra immagine riflessa nell'acqua. Siete due, quindi datevi una lavata. Anche meno. Avete visitato la Rocca di Ponente? Spero che nella grotta paludosa ci sia una corona in grado di restaurare il castello. Quindi devo andare per forza di cose nella Rocca paludosa. Un paio di quelle di Fenice ce le prendiamo. Un antidoto e altre pozioni. Siamo così, va, almeno per un po' siamo a posto. Quindi mi sta dicendo che devo andare nella rocca paludosa, nella grotta paludosa. A questo punto ci... andrei al villaggio degli elfi. Vediamo se riesco a comprare qualcosina, qualche magia. E poi la grotta la facciamo la prossima volta. Tasche tintinnanti, hai guadagnato 10.000 gil in totale. Quindi è di già. Alla fine si livella anche alla svelta, si fanno monete alla svelta. Non ci dispiace sta cosa. A parte che io sto morendo di nuovo. Ok.
Mi piacerebbe prendere cura per gli antiveleno. Per 120 di danno fai. Zatian OP. Ecco qua, farmiamo qualche monetina e ci prendiamo antiveleno. Che nella grotta torna utile. Poi ci compriamo altri antidoti e basta. Vai, spamma tutto te intanto che c'hai le magie. Ma fuoca quanto danno fa. Allora, qui siamo bloccati, direi che non si prosegue. E anche passando da sotto, immagino. Esatto. Quindi lì c'è precluso. Mi ha attaccato tutti me. Intanto Zatian ha fatto fuori 7 lupi così. In una mossa. Good boy Zatian. Qua, torniamo alla locanda. Vediamo, magia bianca, avevamo questo. E abbiamo cura che costa. E con questo ci prendiamo ancora qualche antidoto che nella grotta la paludosa c'è la merda e basta. Abbiamo anche lo scudo per il copy. Andiamo di antidoti. Ci prendiamo ancora. Sono gli stati alterati, tranne pietra e KO. Ripristina tutti i PV 2000 costa. Andiamo di quello di Fenice e altri due antidoti. Ti piace così? E da qua facciamo un salvataggino. Piace alla fine, non l'avevamo mai giocato, ma ci sta.
Salviamo di nuovo per precauzione. Ok, come sempre il doppio salvataggio non fa mai male. Vediamo che possiamo chiudere qua questa. Alla fine secondo me il primo ce lo leviamo alla svelta come gioco, non è lunghissimo, almeno mi dà l'impressione di non essere così lungo, una quindicina, 20 ore, qualcosa di simile. E vediamo, qui c'è qualcuno da... c'è il buon Black. Andiamo a vedere il Blackone cosa sta partendo. The Crew Motor Fest. Possiamo andare dal Blackone. Altrimenti abbiamo... no. Va bene da lui. Bene ragazzuoli, grazie per essere passati, spero vi sia piaciuto il Final Fantasy 1, anche da vedere, speriamo che il Koki mantenga gli HP alti. Ciao Tatiana, Tatiana MVP, che ha imparato fuoca e sciotta i branchi di lupi, 8 lupi li sciotta con un colpo, va bene così. E io spero che qualcosa per il ladro, dai, ci sarà un'abilità, uva o simili per il ladro, è tristissimo, solo attacco, sa? Maledetti. E quindi facciamo raidino e ci sentiamo alla prossima. Ciao belli!